Bonito conferisce energia agli spazi bianchi, bisognerà prendere in considerazione anche l'evanescenza di Martina Campi, anche l'evanescenza di Martina Campi possa accedere ad uno status dinamico. Sarà opportuno dirlo una volta per tutte, le sue estensioni del tempo non devono essere definite come scansioni di un tempo personalizzato, non necessariamente almeno. Sono andature di tempo a cui corrispondono andature dello spazio. Tutto sembra fermo, eppure la sua regia invisibile muove le cose e le sottopone a un ritmo. Mi spiegherò meglio. Il tempo non agisce, il tempo si fa agire dallo spazio. Ed è lo spazio il vero e unico luogo dove le forme si muovono nella nebbia e dove diventa possibile attraversare la distanza dei corpi in movimento. Queste citazioni tratte da Cotone ci permettono di avvicinarci ad una delle convinzioni più evidenti dell'autrice, ovvero al fatto che lo spazio, per quanto rarefatto, conserverà sempre una specifica dinamicità, proprio perché impone un'andatura al tempo, un'andatura dove, per usare le stesse parole dell'autrice, si ondeggia soffici sulle vibrazioni. Quest'idea delle vibrazioni interne allo spazio è una modalità che si potrebbe attribuire anche a Bonito, perché se da un lato i suoi spazi bianchi provocano un'interruzione del flusso, dall'altro lato lo ricaricano. In tale ottica, gli spazi bianchi rappresenterebbero il motore che impone un'andatura al flusso testuale e quindi all'ordine del discorso. Lascio la parola a Martina Campi. Grazie. Le dita di frontiera sono lasciate tese, il silenzio spacciato d'uranio, come scheletro del ritorno senza inizio, senza approdo, perché domani tutto andrà bene, perché come sempre, come comunque, come da quando. È la sera senza confini che precipita ferite dentro al buio, spessore d'ossa appeso d'aria, combustibile che innalza la temperatura, formando le nanoparticelle di suoi ossidi, così sufficientemente pura e discretamente insolubile del tempo e della vicinanza, del meccanismo come regola, della gratitudine in solitaria, risucchiata, disinfettando ogni smarrimento, sempre troppo lontani, lunga dimensione al confine precipitato di ogni anche casuale leggero sfioramento, dettaglio annebbiato di un tempo quasi eterno. Strapparsi il cuore per metafora, da spessori appassiti sulla soglia del margine che siamo diventati, scomparsi e inattendibili fa il male vero della transizione e abusare del buio per dormire. La parola si inceppa, affar di pensiero pastoso e non di lingua impastata, dire e mettere alla luce del soggiorno aperto il sentirsi vicini, vicini a rischiare tutto, tutto per un contatto. Il corpo lo sa e brucia lontano. Dammi la mano o dammi il tuo sangue, è il corpo che brucia. Un piccolissimo istante è la luce del corpo sfrigolante lontano che rischia tutto, che brucia lontano. L'ossessione delle immagini, i muscoli spigoli, sensazioni tattili ingannevoli, intrusioni nel tempo persistente, tubulo arrotolato del perdersi pensiero e non carne, domande, domande e non carne alla geometria indisturbata del volto e del resto del corpo parabola, presenza e attenzione.
l'attesa atroce di un sentirsi, di un non sentirsi, insolente, spiazzante, prossimità feroce del tenersi vicini. Allargare il confine, la pressione sanguigna, attesa immensa di indivisibili tragitti dove non siamo mai stati. Ora leggo un paio dal mio ultimo libro. Dei tanti manuali ne manca sempre uno, come saldare il legame col corpo senza l'intervenire della danza, all'ombra dell'inceneritore dove non si può cantare e non si può che cantare, non parlare poi altra lingua se non quella delle foglie. All'occhio sgomento lo sgranarsi era membrana, sottile inganno della memoria. Gli edifici del centro, diramazioni in attesa di passi le strade, un mostrarsi muto alla malinconia. La massa agisce ad altissima velocità, quanto piccola dovrebbe essere la terra per morire. Corpo instabile, scossa da violenti spasmi, il nucleo così pulsante da poter solo continuare a crollare su se stesso, e tutta la massa resterebbe ancora inalterata. Ci espandiamo raffreddandoci, così si diradano le nebbie, così abitiamo le nostre polveri. 14 miliardi di anni, in meno di un minuto. Grazie. Faccio una piccola digressione, anzi una breve considerazione. Mi fa piacere che gli autori si stiano leggendo da più opere. Non è stata una mia richiesta, è una loro iniziativa, che però entra in stretta correlazione con quello che è lo spirito del libro che stiamo annunciando questa sera, perché gli autori non vengono affrontati sulla base di alcuni testi specifici scelti per l'occasione, ma nella loro produzione complessiva. E ritornando a Martina Campi, la prima frase, il primo verso della prima poesia che ha letto recita: le dita di frontiere sono lasciate tese. È una frase che io ho preso ad emblema, che ho usato anche per elaborare un concetto nel libro, perché contiene intanto la frontiera che è il confine, no? E poi la tensione, perché uno degli scopi principali di quest'opera è proprio quello di ricercare le strutture tensive che conferiscono energia ai testi. Nella poetica di Martina Campi risulta forse un po' difficile stabilire dove si situi la presenza e dove l'assenza, ma in realtà non è così indispensabile saperlo. Il gioco ambivalente della presenza-assenza è, ad esempio, simile al toro della Querenzia, spero di averla pronunciata bene, di Lorenzo Mari, dove non sarà mai chiaro se il sacrificio sia quello di farsi uccidere per sublimare l'evento oppure di restare in vita per riproporre l'avvento, ma anche e soprattutto alla solo apparente rigidità dell'ospedale, della saggezza dei corpi, la penultima opera di Martina Campi, dove la consistenza reale, pesante, disturbante degli oggetti assume la configurazione di una traccia destinata prima alla malleabilità e poi alla dissoluzione.
si potrebbe dire che Martina Campi, nella sua poetica, produca da sempre una serie di dichiarazioni di inattendibilità, come se volesse smorzare la forza invasiva del cosiddetto soggetto sensibile in un registro improduttivo, ma proprio per questo è necessario. Tutto vive e si dissemina in un regime di doppia consistenza, e basterebbe una sola frase per incarnare la nostra parola chiave, no? La nostra doppia parola chiave, l'avete già ascoltata in una delle poesie, nella prima poesia, spessore d'ossa, appeso d'aria.